Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, episodio 66, stagione 6. Questa puntata parleremo dell'epidemia dell'influenza spagnola facendo un raffronto con l'epidemia di Covid, perlomeno nella prima ondata. Il link che trovate in descrizione vi porta direttamente alla mia lunga bloggata, che io vi invito ad andare a leggerla con attenzione perché ho incrociato una serie di eventi, di fatti accaduti nel questo 2020 ormai passato, incrociandoli con quanto è possibile leggere dai rapporti del CTS che sono stati desegretati, almeno per quella parte di rapporti che sono stati desegretati, e sorgono interessanti domande in cui in questo podcast io vi farò solo una breve e sintetica sintesi. Che cosa vi posso dire? Dunque, nel 1918 e nel 1919 esplose la peggiore epidemia di influenza, la cosiddetta spagnola. Nel link in descrizione sarete catapultati appunto alla mia bloggata, dove c'è un bel documentario dove andrete, se vorrete, potrete andare ad ascoltare i testimoni che all'epoca c'erano nell'epidemia di spagnola e raccontano un po' la situazione e il contesto che ebbero a vivere. La pandemia dell'influenza spagnola scoppiò tra il gennaio del 1918 e il dicembre del 1920. Fu un'inusuale influenza mortale causata dal virus H1N1 che infettò circa 500 milioni di persone nel mondo, portandosi via tra il 3 e il 5% della popolazione mondiale, quindi più o meno tra i 50 milioni di morti e i 100 milioni di morti. Nel 1969 scoppiò in Italia l'epidemia di Hong Kong, che colpì l'Italia trovandola impreparata. Che bella novità! Tale quale nel XXI secolo, quando è scoppiata l'epidemia di Covid. Ora, quando scoppia un'epidemia, le procedure sanitarie, perfino quelle suggerite da Wikipedia, udite udite, che quindi le risorse e le informazioni spacciate da Wikipedia non si possono certo definire risorse pregiate, dato che sono alla portata di tutti, suggeriscono comunque di chiudere le porte per evitare di far entrare il contagio. Ogni sforzo deve essere fatto per tenere la porta chiusa. La quarantena è indispensabile perché quando il contagio ormai è entrato, poi è una pezza calda cercare di contenere la dinamica epidemica. Obiettivamente, quando il 23 di gennaio in Cina chiusero la metropoli di Wuhan, qui in Italia si doveva chiudere Schengen imponendo ferrei controlli su passaporti, sigillando aeroporti, porti, strade, ferrovie, valichi, svincoli, frontiere, tutto doveva essere immediatamente chiuso in Italia. Il 23 di gennaio i cinesi, infatti, chiudendo la metropoli di Wuhan da 11 milioni di persone, diedero il messaggio al mondo che teoricamente i cinesi erano pronti a far crepare 11 milioni di persone nella metropoli per salvarne 1,3 miliardi. Era evidente anche per uno scemo che questa faccenda del Covid era obiettivamente molto rognosa, perché misero praticamente in quarantena una megalopoli da 11 milioni di persone. Respingimento coatto per tutti gli stranieri, quindi dall'Italia, in modo per ragioni appunto di sicurezza nazionale. In realtà però nessun di questi interventi è stato fatto perché il blocco degli aeroporti dalla Cina ha permesso il rientro di persone infette dalle vie intermedie di cui l'Italia ha voluto
cui il governo italiano ha voluto metodologicamente perdere il controllo, perché tutti con un minimo di sgrano salis avevano suggerito che non era una buona idea. Comunque, nella mia bloggata che trovate linkata nella descrizione di questo file ci sono una serie di eventi che io vi suggerisco di andare a leggere, sono tutti fatti storici con data, canale, fonte e giornale che hanno riportato, e poi li ho incrociati con una breve sintesi di quanto io ho letto dai verbali del CTS. Ora, la prima cosa che salta agli occhi è che il 3 di febbraio il Vaticano ebbe a donare alla Cina 700.000 mascherine. Ora c'è da chiedersi perché il Vaticano ebbe a donare 700.000 mascherine alla Cina, un paese produttore di mascherine, sottraendo le mascherine alla disponibilità dell'Italia. Il Vaticano è un enclave dello Stato italiano ed è sempre più importante per lo Stato del Vaticano monitorare cosa accade in Italia e quant'altro possa accadere nel mondo, specie in un contesto epidemico che stava mutando rapidamente. Infatti, la situazione epidemica al 3 di febbraio, che potete trovare linkata nel link worldodometers.info, al 3 di febbraio c'erano già tracce che il Covid-19, 3 febbraio 2020, c'erano già tracce che il Covid era già espanso praticamente, c'erano stati casi in Germania, in Thailandia e nelle Filippine, quindi la quarantena alla città di Wuhan e poi dalla Cina praticamente era stata vana. C'erano anche stati un caso di contagiati il primo di febbraio addirittura negli Stati Uniti, quindi c'era già sentore che questo virus stava filtrando, però nonostante tutto il Vaticano ha deciso di donare 700.000 mascherine alla Cina, un paese produttore di mascherine, mentre l'Italia non era produttore di mascherine. In un contesto epidemico che si stava allargando, questa è stata la decisione. Fatti storici. Ho un'altra domanda che sorge incrociando eventi storici con i rapporti del CTS, è che il 25 di febbraio, recito stampa, Conte accusa l'ospedale lombardo a Codogno gestione poco prudente. Ora c'è da chiedere perché il presidente del consiglio Conte andò alla CNN ad accusare l'ospedale di Codogno di gestione imprudente, quando il CTS in vari documenti precedenti al 25 di febbraio aveva già preso atto della circolazione del Covid in Italia, suggerendo rapide misure di contenimento nelle aree dove il virus già circolava. Il 25 di febbraio, su riportato dal giornale il 7 marzo del 2020, l'Italia ora è senza mascherine, le abbiamo regalate alla Cina il 25 di febbraio 2020. Quindi il 7 di marzo del 2020 il giornale pubblicò: l'Italia ora è senza mascherine, le abbiamo regalate alla Cina il 25 di febbraio 2020. Quindi il 25 di febbraio 2020 c'è stata praticamente una donazione dell'Italia, che non era all'epoca paese produttore di mascherine, alla Cina. Domanda: perché Di Maio, in un contesto epidemico che era già esploso con la chiusura dell'ospedale di Codogno, con un contesto epidemico italiano in rapido movimento, già scritto a chiare lettere dal CTS, basta leggere i rapporti che sono stati desegretati, Di Maio ebbe a sottrarre mascherine all'interesse nazionale italiano per donarle ai cinesi, assottigliando gli stock di mascherine, o come si chiamano anche dispositivi di protezione individuale, così ci siamo capiti bene, che erano a disposizione dell'Italia, senza tenere conto che l'Italia il 25 di febbraio 2020 non era all'epoca un paese produttore di mascherine, mentre la Cina lo era. Poi c'è da chiedersi perché il presidente del consiglio Conte, il ministro della Salute Speranza, il ministro degli interni Lamorgese, in un contesto epidemico italiano in rapido movimento, come era già appunto illustrato dai rapporti del CTS,
non si sono opposti alla scellerata decisione presa dal ministro degli esteri Di Maio nel sottrarre mascherine all'interesse nazionale italiano per donarle ai cinesi, assottigliando così gli stock di mascherine a disposizione in Italia, senza tener conto appunto che, ripeto, il 25 di febbraio 2020 l'Italia non era un paese produttore di mascherine, mentre la Cina lo era. C'è da chiedersi perché i partiti di governo, PD più Movimento 5 Stelle, rappresentato da segretari Zingaretti, da segretario Crini, in un contesto epidemico italiano in rapido movimento, non si sono opposti alla scellerata azione del ministro degli esteri Di Maio di sottrarre mascherine all'interesse nazionale italiano per donarle ai cinesi, assottigliando così gli stock di mascherine, dispositivi di protezione individuale che erano a disposizione in Italia, senza tener conto appunto che l'Italia all'epoca, il 25 di febbraio 2020, l'Italia non era un paese produttore di mascherine, mentre la Cina lo era. Il 27 di febbraio 2020 il Fatto Quotidiano scrisse: il presidente delle Marche chiude scuole e musei in modo autonomo. C'è da chiedersi perché il sindaco di Bergamo, Gori, mentre il presidente delle Marche chiudeva le scuole, Gori lanciava l'appello: Bergamo, non ti fermare. Questi link li trovate sulla mia bloggata e sono facilmente rintracciabili, udite udite, in YouTube. Altre domande che sorgono incrociando eventi storici accaduti in questo 2020, dall'inizio del 2020, con i rapporti del CTS, quindi pensando e ordinando in modo cronologico, sorge la domanda che il 4 di marzo del 2020, che poi fu pubblicato dal Secolo d'Italia il 12 giugno del 2020, il 4 di marzo 2020 ci fu la avocazione della competenza sulla creazione delle zone rosse da parte del governo. Infatti il 12 maggio 2020 il Secolo d'Italia ebbe a titolare zona rossa, così parlò il ministro Boccia il 4 marzo 2020. In caso di emergenza comanda lo Stato, quindi avocazione della competenza sulla creazione delle zone rosse dalle regioni, quindi dalla regione Lombardia, allo Stato. Quindi il governo avocò il 4 di marzo del 2020 la competenza delle zone rosse, però non agì. Governo e la maggioranza di governo, PD, Movimento 5 Stelle, interdirono la regione Lombardia di chiudere ulteriori zone rosse. La vocazione di competenza ed il temporeggiamento fanno profilare la fattispecie astratta di procurata epidemia. Infatti, non a caso, qualcuno di voi ricorderà che la procura di Bergamo ebbe ad ascoltare il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Interno Lamorgese e poi il ministro della Sanità Speranza sulla situazione nelle zone di Nembro ed Alzano. Ora c'è da chiedersi perché dal 4 di marzo non fu chiuso immediatamente quelle zone, al limite poi se il tempo, le informazioni davano una indicazione che la chiusura non sarebbe stata sufficiente, si poteva comunque allargare le aree di chiusura con criteri prudenziali, quindi si è temporeggiato senza fare praticamente poco o nulla, e quindi poi questi sono fatti su cui indaga la magistratura. E quindi poi ovviamente c'è anche da chiedersi perché il governo non dichiarò immediatamente zone rosse le aree di Nembro ed Alzano, finendo appunto per, pare, forse non si sa, perdere tempo prezioso per arginare il contagio. Con criteri prudenziali, a mio avviso, si poteva chiudere e poi, se non bastava, si appunto allargava le zone rosse chiudendo a cerchi più grandi e concentrici più elevati, di raggio superiore. È anche rilevante e importante chiedersi perché i partiti di governo, PD, Movimento 5 Stelle, rappresentati dal segretario Zingaretti e dal segretario Crini, perché sono loro in ultima analisi quelli che sostengono il governo e che quindi possono fare maggiori pressioni in un contesto epidemico italiano in rapido movimento,
non risulta, almeno io non ho trovato informazioni in rete su pubblicazioni o stralci di giornale che abbiano fatto pressione sul governo perché fossero applicate zone rosse alle zone di Nembro ed Alzano ed eventualmente allargare le aree soggette a restrizioni qualora fosse stato necessario. Io non ho trovato dichiarazioni pubblicate di nessun genere, però questo non vuol dire che non ci siano state, oppure vuol dire che obiettivamente non ci sono state. Questa informazione io non la so, però è una domanda legittima che è logico porsi. Altre cose che vengono domande lecite che compaiono incrociando eventi storici accaduti nel 2020 con i verbali del CTS, ecco, l'8 di marzo la stampa pubblicò: in Lombardia treni e autobus diretti a sud presi d'assalto per fuggire dai focolai. Infatti l'8 di marzo il Post: in quarantena Lombardia e 14 province, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano, Cusio, Ossola, Novara, Vercelli. Questo sto parlando della prima ondata, 8 marzo 2020. Ora, obiettivamente non si capisce perché il ministro degli interni e il presidente del consiglio non abbiano sospeso treni e pullman, chiuso le autostrade al traffico delle auto ma non dei camion, per evitare migrazioni di persone infette o potenzialmente infette dal nord verso il sud, che al sud non si registravano praticamente casi. Come mai? Bella domanda. Altre cose che poi emergono è l'11 di marzo 2020 il Sole 24 Ore, l'OMS dichiara la pandemia di coronavirus nel mondo, cioè vuol dire che qui il coronavirus all'11 di marzo circolava in tutto il mondo. C'è da chiedersi, con una dichiarazione di pandemia mondiale, perché il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute Speranza, il Ministro degli Interni Lamorgese, quanto la maggioranza di governo PD e Movimento 5 Stelle con il segretario Zingaretti e Crimi, in un contesto di pandemia ormai acclarata dall'11 marzo 2020, hanno poi successivamente deportato in Italia oltre 20.000 immigrati clandestini, violando l'articolo 35 e 32 della Costituzione. E quindi sarebbe bastato fare dei semplici respingimenti assistiti sulla immensa e basse coste della Libia. Mio avviso in scienza e coscienza, i verbali del CTS e i fatti storici indicano che il governo ha vocato le competenze, ha temporeggiato nelle aree intorno a Bergamo quando il CTS aveva già suggerito più volte di chiudere le aree a rischio. La fattispecie astratta della procurata epidemia, articolo 438 del codice penale, a mio avviso è piuttosto chiara. È anche molto grave la cessione di mascherine alla Cina, che ha concorso ad assottigliare gli stock di dispositivi di protezione individuali che poi sono venuti a mancare. Quindi prima il Vaticano, di cui se ne può discutere come mai uno stato enclave all'interno di un altro stato che non è produttore di mascherine abbia, diciamo, alienato un così numero alto di mascherine ad un paese che invece era già produttore di mascherine. Oltre che al ministro degli esteri Conte, quanto al presidente del consiglio e al ministro della sanità e al ministro degli interni, che non si sono opposti successivamente alla donazione dell'Italia alla Cina delle mascherine. Poi il presidente del consiglio e il ministro degli interni obiettivamente hanno permesso migrazioni interne da nord a sud, che poi queste migrazioni hanno provocato la detonazione di focolai al sud, che invece, se tutta questa gente al nord praticamente non si spostava, al centro e al sud Italia la situazione poteva rimanere molto, diciamo, differente. I contagi, diciamo, sono stati cagionati appunto dai riflussi dalle aree del nord Italia verso il sud e il centro sud.
cosa trovate nella mia bloggata che trovate in descrizione. Ecco, trovate tutta una serie di fatti, come vi ho già detto, una serie di considerazioni che io vi invito a leggere con attenzione, perché obiettivamente per chi ha memoria mediatica non superiore a 48 ore poi si finisce per essere preda della propaganda politica, dove i fatti spariscono, rimangono solo le opinioni, e come si suol dire dalle mie parti, finisce che Gesù Cristo in croce morì di sonno. Va bene, questo più o meno tutto, tanto la bloggata, se vi interessa, su questi argomenti spinosi, con i link diretti al verbale del Comitato Tecnico Scientifico Covid-19, li trovate tutti nella mia pagina. Sono una serie di fatti collegati al CTS, con quindi fatti storici acclarati provenienti da stampe di, quindi, ritagli di giornale e sintesi dei rapporti del CTS, e se vi interessa queste cose ve le andate a leggere, perché io qui vi ho dato una brevissima infarinatura su alcune domande che scaturiscono semplicemente dal riordino cronologico degli eventi con i rapporti verbali del CTS, ed è bene avere memoria storica di queste cose. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.